In questa video lezione vediamo insieme le due tipologie di memoria: la memoria a breve termine, anche detta MBT, e la memoria a lungo termine, anche detta MLT. La memoria a breve termine è anche detta memoria di lavoro, perché contiene le informazioni per un tempo breve, tempo necessario per lo svolgimento di attività che richiedono una memorizzazione temporanea. La MBT è costituita da tre sottosistemi: memoria centrale esecutiva, processo articolatorio e magazzino visuospaziale. Nella memoria centrale esecutiva si trovano i compiti di ragionamento e decisione. Nel processo articolatorio si trova il materiale verbale attraverso un magazzino fonologico e il magazzino visuospaziale invece è adibito all'elaborazione di informazioni visuospaziali. Passiamo ora alla memoria a lungo termine, che può essere suddivisa in memoria dichiarativa, anche detta proposizionale, e memoria procedurale. La memoria dichiarativa permette di descrivere gli eventi attraverso delle proposizioni. A sua volta la memoria dichiarativa si suddivide in due tipologie: memoria episodica e memoria semantica. La memoria episodica è appunto costituita da episodi, cioè ciò che ricordiamo, ossia la capacità di memorizzare e recuperare eventi specifici, ricordi particolari. La memoria semantica è ciò che sappiamo, ossia è il lessico mentale, organizza quindi le conoscenze, collega una parola con le altre. Quindi è ciò che sappiamo, il nostro lessico mentale. Poi troviamo la memoria procedurale, che è invece la conservazione delle abilità e procedure con cui fare le cose, per esempio come andare in bicicletta. Contiene informazioni su come si eseguono determinati compiti ed è coinvolta nell'apprendimento motorio.